Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Non possiamo parlare di audio digitale o digital audio senza affrontare l'argomento frequenza di campionamento e profondità di bit. Due parole che incontriamo spessissimo nel nostro lavoro di producers e che spesso sono oggetto di discussione nei vari forum. Cerchiamo di fare un breve excursus e capire cosa sono, a cosa servono e quali scegliere per impostare al meglio il nostro progetto di recording. Iniziamo dal sample rate. Ogni volta che creiamo una nuova song dovremo decidere il tipo di sample rate da adottare. Ma che cos'è il sample rate? Dovremmo partire dal concetto di sampling, ossia il campionamento del segnale analogico che verrà convertito in informazioni digitali dalla nostra scheda audio. Questa fase viene anche chiamata fase di AD, ossia Analog to Digital, e viene eseguita dal convertitore interno alla scheda audio. Sampling in inglese vuol dire catturare o fotografare, quindi rappresentare un segnale in base al tempo e quindi in base alla durata del campionamento espresso appunto in unità temporali come millisecondi, secondi, eccetera, eccetera. Potremmo anche pensare al campionamento come ad una fotografia della forma d'onda analogica e quindi in base alla quantità delle fotografie che faremo alla nostra forma d'onda riusciremo a rappresentarla al meglio delle nostre possibilità. La quantità di fotografie viene chiamata sample rate, quindi più fotografie, più dettaglio, più alto è il sample rate, più dettagliato sarà il campionamento del nostro segnale. Lo spettro di frequenze che ci interessa campionare è quello ovviamente udibile, per cui da 0 a 20 kHz è più o meno quello che il nostro orecchio umano riesce a percepire al meglio. Quando leggiamo quindi che un sample rate è a 20 kHz vuol dire che il nostro segnale viene campionato 20.000 volte al secondo. Normalmente la forma d'onda è rappresentata come un ciclo dove il segnale segue un andamento positivo ed un andamento negativo. Quindi, per rappresentare al meglio tutto il ciclo, quindi non solo il segnale positivo, dovremo raddoppiare la frequenza di campionamento fino a 40.000 cicli al secondo. In parole povere, per campionare un suono a 20 kHz dovremo utilizzare una frequenza di campionamento di 40 kHz. Questa è la base del teorema di Nyquist, dove appunto la frequenza di Nyquist viene moltiplicata per 2. Durante il processo di campionamento però accadono delle anomalie che vengono chiamate comunemente errori di aliasing, per cui il nostro convertitore interno applicherà degli algoritmi o filtri anti-aliasing per togliere via le frequenze vicine alle frequenze di Nyquist. In parole povere viene applicato un filtro passabasso tagliando le frequenze alte sopra i 20 kHz, facendo finire il taglio presso i 22 kHz più o meno. In questo modo usciamo leggermente al di fuori dello spettro udibile dei 20 kHz e la nostra forma d'onda è pressoché integra e senza problemi. Parliamo ora della profondità dei bit, ossia quanti bit utilizzare per poter registrare al meglio il mio segnale audio. Il nostro segnale audio non è composto soltanto da frequenze udibili, ma anche da un volume dinamico non sempre costante, quello che generalmente viene chiamato piano o forte. Per rappresentare digitalmente questo fenomeno dinamico, il nostro convertitore utilizza una certa quantità di bit. Più alto sarà il numero di bit utilizzati, più alta sarà la quantità e l'accuratezza impiegata per rappresentarla. Questo fa capire molto rapidamente come sia più dinamicamente preciso un campionamento a 24 bit anziché uno a 16 bit. Con 16 bit possiamo teoricamente registrare suoni che arrivino ad un range dinamico di 96 dB senza andare in distorsione, mentre utilizzando 24 bit possiamo arrivare a registrare anche suoni con dinamica fino a 144 dB. Questo ci fa capire quanto potrà essere piacevole e più dinamico un mix fatto a 24 bit anziché uno fatto a 16 bit. Perché allora lo standard di sample rate fu deciso a 44 kHz? Per capire meglio questa decisione bisogna fare un salto negli anni 80 e più precisamente quando fu introdotta la tecnologia delle videocassette. Nonostante fosse sufficiente utilizzare un sample rate
di 40 kHz per rendere l'audio delle videocassette estremamente compatibile con il sistema sia PAL sia NTSC americano, che possiede diversi frame rate, in questo caso fotografie nel vero senso della parola, fu quindi adottato anche per i successivi CD, che come standard infatti possiedono 44.1 kHz e 16 bit. Negli anni sono migliorati i supporti, i formati di registrazione, di ascolto e di distribuzione, ed è quindi naturale pensare ad un utilizzo di frequenze di campionamento più alte e bit più alti per rappresentare al meglio la forma d'onda analogica. Ecco che ora sta diventando uno standard registrare a 96 kHz a 24 bit, se non superiori, in base alla potenza e capacità della scheda audio, che raggiungono tranquillamente 192 kHz a 32 bit in virgola mobile, fino ad arrivare a 768 kHz. Ovviamente la qualità di costruzione dei convertitori incide notevolmente sul campionamento. Rispettando la regola aurea della tecnologia, chi più spende meno spende. La velocità di playback incide inoltre poi sulla velocità di pitch del campione. Se noi forzassimo un progetto impostato a 44 kHz a suonare un file audio a 48 kHz, il file risulterà più lento e con quasi mezzo tono di differenza più basso. Verrà comunque suonato, ma non alla corretta velocità di registrazione. Studio One, come altre DAW, applicano di default un'operazione chiamata downsampling o upsampling, che processa in tempo reale il problema, facendoci sentire correttamente il file anche in un progetto impostato in maniera differente. In altre DAW, invece, è necessario specificare di convertire il file audio al momento dell'importazione nel progetto, per evitare questo tipo di problema. Registrare però con sample rate più alti e con più bit ci porta sì più qualità di registrazione, ma alla creazione di files più grandi che occupano più spazio sul nostro hard disk e più pesanti da gestire per il processore. Facciamo una tabella comparativa per capire quanto spazio occupano. Consideriamo quindi un minuto di audio registrato a 16 bit 44 kHz occupa 5.04 MB. Lo stesso minuto registrato 24 bit 48 kHz occupa quasi il doppio, 8.28 MB. Il medesimo minuto a 24 bit 96 kHz ben 15.79 MB, mentre un minuto sempre 24 bit ma 192 kHz raggiunge i 33.64 MB. Quali sono quindi le ragioni per cui bisognerebbe scegliere una frequenza di campionamento più alta con più bit? Primo, la qualità di lavoro con frequenze più alte e più dinamica, associata quindi ai bit. Secondo, il processing sarà anche più accurato con materiale contenente più informazioni, quindi lavoreranno meglio gli equalizzatori, i riverberi, i filtri, eccetera. Alcuni plugin infatti applicano addirittura un upsampling interno per lavorare i file a frequenze più alte anche quando non lo è il file stesso, ovviamente con maggior stress della CPU. Terzo, stesso discorso quando applichiamo gli algoritmi di time stretching e pitch correction. Con frequenze di campionamento più alte avremo più informazioni da processare e quindi più dettaglio negli interventi. Quarto, normalmente chi produce anche video dovrà necessariamente fornire materiale a 96 kHz o 192 kHz per la produzione dei DVD, Blu-ray, eccetera, eccetera. Ci sono delle controindicazioni. Ovviamente, lavorare a sample rate più alti sacrificherà di più il processore. Ci sarà più stress quindi nel processing. Sono quindi compromessi da tenere in considerazione quando produciamo la nostra musica. Lavorando tutto a 44.1 kHz, il nostro computer sarà più facilitato nel processing, mentre lavorando a 96 kHz avremo sì più dettagli e qualità, ma dovremo usare anche tecniche più conservative, come bounce delle tracce, spegnimento di alcuni plugin quando non utilizzati, eccetera eccetera, per cercare di far funzionare tutto nella fase di composizione e mix. Ovviamente sarà più facilitato chi possiede la macchina più potente al momento sul mercato. Una delle domande che spesso mi viene posta è: non conviene lavorare tutto a 44 kHz se poi il mio materiale deve finire sul CD? In realtà no. Lavorando in fase di recording a 48 kHz, o meglio 96 kHz o 88 kHz, si riesce ad acquisire meglio il segnale. E i plugin in fase di mix avranno tracce più dettagliate su cui intervenire, come anche il processing del time stretch o del pitch shift nel momento in cui dovremo utilizzarli. Anche lavorare a 24 bit ci permette di avere materiale più dinamico e meno rumoroso. In definitiva,
definitiva. Più informazioni, più qualità. Potremo comunque in futuro riprendere questo materiale per remixarlo o rimasterizzarlo, sempre meglio, per future release. Riguardo poi il downsampling a 44 kHz, Studio One possiede un eccellente algoritmo di conversione, o in alternativa possiamo utilizzare quelli più professionali di Isotope o Device. Riguardo gli instruments invece, ed in particolar modo i sintetizzatori virtuali, lavorando a 96 kHz hanno spesso un processing migliore e una certa quantità di armoniche più dettagliate e performanti di quanto loro stessi facciano lavorando a 44 o a 48 kHz. Provare per credere. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio. Ho da poco aperto un account Patreon per raccogliere fondi per la realizzazione di questi ed altri video gratuiti, trovate il link nella descrizione. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere sempre aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ciao, a presto!